Ciao a tutti amici, eccoci qua come vi avevo promesso nell'unboxing della mia nuova chitarrina, la Gibson SG, per chi se lo fosse perso lo metto qua sopra. Oggi farò una piccola recensione in maniera umile in base alla mia esperienza, trattando gli aspetti positivi di questa chitarra e gli aspetti negativi. In queste circa 2 settimane l'ho provata sia collegata ai sistemi digitali sia collegata ad amplificatori valvolari e posso garantirvi che la chitarra ha risposto più che egregiamente. Inizio adesso con la descrizione delle caratteristiche che secondo il mio punto di vista sono più che positive, ovvero il peso. La chitarra è molto leggera, molto maneggevole, non arriva a pesare 3 kg e chiaramente ho fatto delle comparazioni con la mia Strato US American Standard e con una Les Paul Access. Non c'è partita, ripeto, la chitarra rimane molto più leggera, molto più leggera. L'altro aspetto positivo sicuramente è il manico molto scorrevole, mi sono trovato subito bene a mio agio. E un altro aspetto sempre positivo, secondo il punto di vista, sono i pick-up che regalano un suono caldo, ma allo stesso tempo anche aggressivo e potente, che infatti la caratteristica principale di questa chitarra la inseriscono, diciamo, da un punto di vista musicale nel rock hard rock. C'è gli aspetti negativi, allora la tastiera ho notato anche nell'unboxing, l'avevo notato mentre facevo l'unboxing, è molto asciutta, non so se questo sia per il letto un difetto di questo modello, di questa specifica chitarra, che forse non è stato lubrificato a sufficienza e il legno, diciamo, risulta molto poroso. Un altro aspetto tra virgolette negativo è il fatto che non è arrivata totalmente intonata, ho regolato leggermente le sellette e poi, se vogliamo definirlo un aspetto negativo, ma penso che quello sia una caratteristica un po' di tutte le Gibson, non avendo le meccaniche autobloccanti tende un po' a perdere la cordatura. Adesso io ho fatto dei piccoli test, dei piccoli video e andiamo a vedere insieme.